Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ci siamo, siamo pronti ad iniziare una nuova, nuovissima puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Come sempre Davide Stefanelli, Leandro Maggi, buongiorno. Siamo qua, buongiorno, benvenuti. Che dire, cosa che dire, dire? Cosa c'è ancora caldo. C'è ancora caldo. C'è ancora caldo, non sì. Ce la facciamo più, basta. Però sembra che sia, che abbia veramente i minuti contati questo. L'ho già sentito 3 mesi fa. Sì. E non succede mai niente. Il problema sai cosa sarà? Quando sì. Arriva la bolletta della corrente, che ci abbiamo messo un carico da 90 con col condizionatore. Vabbè, che abbiamo tutti i clima accesi. Tutti i clima accesi, vabbè. Sì. Non si può resistere, dai, insomma, vai. Fortuna allora, che li abbiamo. Fortuna. Ma c'è sto microfono qua che mi sta entrando in gola. No. Una volta non c'erano i clima è mosca. È mosca, dai. Ah, ok, dai. È messo bene, ce la siamo a posto. Non lo so. Non lo sai. Non lo so. Il segnale è molto buono, dai. Allora, i titoli di oggi. Mm-hmm. Ancora polli. Ma non è un punto di domanda, è solamente un punto tre punti esclamativi, quindi non è una domanda. Potevamo mettere basta polli, invece mettiamo ancora polli. Ecco. Manifestazione rinviata per ferie. Non sappiamo cosa si tratta, non sappiamo. Ce lo dirà Leandro poi. Tragedia del Vajont a Rovigo. Poi fanghi Coimpo, come siamo messi? E questo è proprio il punto di domanda. E qua ci vuole. Ultimo, ma non ultimo, Delta Volley, il sogno continua. Eccoli qua. Questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare. Eccoci rientrati e pronti ad iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Il primo titolo che andiamo ad affrontare, come già preannunciato, ancora polli. Nel senso, allora, che perché? Vogliamo finire o no? Cioè, no, non è in questo senso, però insomma, è un titolo che abbiamo già rimarcato. Sì. Beh, perché ne parliamo ancora? Perché tra l'altro a Villareggia sono pronti a sbarcare i polli. Il 6 agosto infatti è stata presentata alla provincia la richiesta per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di un nuovo allevamento avicolo, questa volta a Portoviro. Rispettando l'azienda che ha fatto la richiesta, che è legittima, nessuno certo. può assolutamente dire niente. Però facciamo una constatazione, siccome è già, noi abbiamo festeggiato la settimana scorsa 4 anni di trasmissioni. Sono 4 anni che parliamo che il nostro territorio è un territorio unico, che sarebbe giusto incentivarlo, che il turismo potrebbe diventare il nostro oro importante, eccetera, eccetera. Io non so se voi ci abitate vicino a un allevamento di polli, però l'allevamento di polli ha un grosso problema, che tanto fa puzza. Sì, c'è un inquinamento odoroso importante e poi fondamentalmente non dà grande occupazione, perché ricordando che più o meno nel nostro territorio siamo quasi a 10 milioni di polli, che detto così sembra poco, però prova a contare 10 milioni, ci metti 3 giorni solo per arrivare a 1 milione. Sì, sì. Allora sai quanto tempo ci mette uno se comincia dalla mattina alla sera per 24 ore a contare fino a 1 miliardo? No, non mi sono 90 mai, anni. Non mi sono mai posto. 90 anni. Ah, sì? Tanto per capire la quantità del numero, 10 sì. milioni sono tanti. Vabbè. Allora, che dire? Io ero presente una volta a Corbola, che appunto parlavano di polli, è venuto un funzionario della provincia e uno della regione, dicevano guarda che non c'è nessuna discriminante per quanto riguarda l'inquinamento odoroso. Però, come ripetiamo, siccome che stiamo facendo scempio di tante cose nel nostro delta, che è unico come paesaggio, unico come riserva naturale, unico per tutto quello che volete, però poi ci piantiamo una Coimpo, che dopo ne parliamo, che ha fatto danni irreparabili. Abbiamo una centrale che ha fatto a suo tempo danni irreparabili. Poi ci aggiungiamo anche i polli. Quindi, secondo me, ci vorrebbe un unico intento da parte dei nostri amministratori, in particolar modo che sono in palazzo a Venezia della regione, che dicessero basta a questi allevamenti e che si dasse una direttiva perché diventasse il nostro territorio un territorio turisticamente importante, tipo Camargue, perché ogni volta parliamo diciamo che la Camargue è più brutta di noi, però loro certe cose non le fanno.
capito? E poi di pollini abbiamo già tanti, e non solo animaleschi, ecco. Dai, questa era una battuta. È vero, è vero. Dai, compresi due presenti qua che ecco, state guardando. Non è che ci tiriamo fuori. Sì, non è che noi siamo, non siamo, sì, non siamo proprio polli ruspanti di quelli doc. Dai, vabbè, allora. Quindi ragione, date un'occhiata ogni tanto. Aprite la finestra, guardate verso sud-est e vedete che c'è il vostro delta che ha bisogno di cure, attenzioni e soprattutto che gli vogliate bene. Ok, mi raccomando. Allora, abbiamo così esaurito il nostro primo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Ed eccoci allora rientrati come sempre su Diva FM, questo è Made in Polesine, tutti i giovedì tra le 13 e le 14, poi in replica anche il sabato mattina tra le 11 e mezzogiorno. E adesso secondo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di manifestazione rinviata per ferie. Di quale manifestazione allora, stiamo parlando? Parliamo come sempre del... Cosa è successo? No, niente, c'è un terremoto. No, scusate, cominciava a tremare tutto qua. Parliamo naturalmente dei diritti esclusivi di pesca, che è una storia infinita, ancora non si capisce cosa sta succedendo, cosa succederà, eccetera, eccetera, eccetera. La manifestazione promossa dal Consorzio Pescatori del Polesine davanti alla provincia è stata rinviata dal 3 al 10 settembre e la conferma Luigino Marchesini, presidente della struttura consortile. Sai perché? Dimmelo tu. Perché è soltanto uno, il presidente della provincia, Ivan Dallara, che è un po' nell'occhio del ciclone in questo momento, e il direttore generale, Maria Votta Gravina, che è quella che ha messo un po' il veto sul fatto di concedere, nonostante il prefetto, l'interesse del prefetto, i 15 anni per i diritti esclusivi di pesca, sono in ferie. Hanno fatto ferie proprio quando dovevano fare la manifestazione davanti a Palazzo Ceglio. E quindi i pescatori hanno deciso di spostarla. Adesso vediamo se trovano un'altra scusa o finalmente ferie, quando arrivano. È come Natale, quando arriva. Allora, facciamo un riassunto di quello che sta succedendo con questi diritti esclusivi di pesca. Marchesini, che è appunto il presidente, sull'argomento spiega che la proroga per 15 anni della convenzione per lo sfruttamento dei diritti esclusivi di pesca, a causa del quale lo stesso Dallara è andato sotto durante l'ultimo consiglio provinciale, che il consorzio non può nascondere la propria delusione, disappunto e irritazione per il continuo rinvio di una decisione che si prospetta di vitale importanza per tutto il Basso Polesine. In una nota congiunta, gli assessori regionali alla pesca, Giuseppe Panna, e del territorio e parchi, Cristiano Corazzari, che ricordiamo essere polesano, dichiarano sui diritti dei pescatori del Delta sono solo inutile strumentalizzazione, si sta montando un caso che non esiste. E qua possiamo anche dar ragione, però noi cittadini, io lo sto seguendo, onestamente non ci ho ancora capito niente. C'è capito qualcosa? Ma è così, cioè alla fine, cioè le cose vengono fatte strutturate in modo che nessuno deve capire niente. Cioè io personalmente non ci ho capito. Io ho la massima stima del presidente Dallara, ho la stessa stima per i nostri due sindaci, sia Pizzoli che il vicepresidente della provincia, tra l'altro, che è Siviero. Però non ho ancora capito da che parte sta la ragione, chi ha torto, il prefetto, se ha fatto bene o non ha fatto bene, se l'avvocatura di Stato ha voce in capitolo oppure era solo un parere e dopo invece qualsiasi persona lo può impugnare. Cosa succede se si fanno i bandi? Se si fanno i bandi, possono assicurare con i bandi chi lavora di rimanere a lavorare? Punto di domanda. Queste qua sono le cose, cioè, sì. semplici, voi ci spiegate, noi magari un pochino con difficoltà, perché proprio siamo sveltissimi, le cerchiamo di capire e mettiamo una pietra sopra questa storia infinita. Ma secondo te ce lo spiegheranno questa cosa? Ne verremo a capo? Io conosco, anche tu ne conosci, i pescatori sono tosti. I pescatori mica stai tanto lì. Se si incazzano. Se la la polenta, se la abbiano, i pescatori sono tosti. Veramente noi facciamo un appello alle persone che sono dedicate a questo problema, fateci capire più o meno quello che sta succedendo, perché non si possono concedere questi diritti, perché i diritti non sono per le lagune, eccetera eccetera eccetera. Vogliamo saperlo. Bene. Io ho proposto in un ambiente neutro, che potrebbe essere un teatro taglio di poche, disponibile venissero il presidente della provincia, i 4-5 sindaci dedicati a questo, e qualche consigliere provinciale,
i pescatori e provate a un pochino a farci capire anche noi, così dopo possiamo dire sì, hanno ragione i pescatori oppure no, i pescatori non hanno ragione. Bene, stop. Bene, bene. Comunque volevo tranquillizzare, nessun terremoto, solamente stiamo facendo dei lavori nello studio accanto, allora abbiamo sentito un botto, sembrava tremasse tutto quanto, ma è proprio dovuto a questa cosa, insomma, stiamo facendo sì, infatti proprio qua nello studio nostro qua accanto, insomma. I lampadari non si sono mossi, anche perché hai le plafoniere. È possibile. Vabbè, quindi tutto sotto controllo, okay. Siamo ancora qui. Ci sentiamo tra poco. E siamo pronti a ripartire con Made in Polesine di questa settimana. Altro titolo molto molto importante, ma questo è un ricordo, insomma, che non bisogna assolutamente trascurare. Parliamo della tragedia del Vajont a Rovigo. Allora, l'ex ospedale psichiatrico di Rovigo, il Gran Zette famoso, uh-huh, ormai sta diventando un centro culturale veramente, veramente, veramente interessante. Arriva alla terza rassegna aperta, nei circa 16 ettari della struttura ricevuti in comodato d'uso dall'USL 5 nel giugno 2018, arriva la tragedia del Vajont rivissuta nei padiglioni dell'ex psichiatrico. Quindi sabato 21 settembre alle ore 14, inaugurazione della mostra Vajont, l'onda della morte, che l'associazione I luoghi dell'abbandono sta allestendo nel padiglione settimo appunto dell'ex ospedale psichiatrico di Rovigo. Bravi, io ho seguito il ricordo di quello che succedeva e si faceva nell'ospedale psichiatrico, è stato interessantissimo, roba da pelle d'oca, e che noi vi consigliamo di andare a vedere se vi capita appunto a Gran Zette. Ma anche questa qua è un'altra bella mostra, Vajont, l'onda della morte, per saperne di più, per capire magari anche, oltre alla tragedia delle persone, di chi sono le responsabilità. Ricordiamo che il processo sulle cause e chi ha causato il Vajont è terminato pochi anni fa, e tra l'altro sono tutti morti, quindi nessuno è andato in galera, però ecco, magari saperne un po' di più, perché magari dagli errori di una volta possiamo recuperare e non farne altri. Esatto. Siamo predisposti a far cappelle, Sì, guarda, sì. Ma noi viviamo per quello, Noi viviamo, siamo predisposti a fare mille e un difetto dei nostri territori. Questo fa parte della razza umana, dai. Vabbè, però ecco, comunque, ripetiamo, associazione dei luoghi dell'abbandono, bravissimi, perché stanno appunto allestendo tre mostre, e questa qua è la tragedia del Vajont, aprirà il 21 settembre alle ore 14. Quindi non mancate, assolutamente. Non mancate, bella, bella, bella. Da non perdere. Ci fermiamo? Facciamo una pausa. E torniamo tra poco. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, tutte le settimane su Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e lui invece è Leandro Maggi, guarda caso. Questa dai, allora parliamo di Coimpo. Fanghi Coimpo, come siamo messi? Com'è la situazione? Com'è? I fanghi della Coimpo ed Agli Briofert. Allora, c'è una nuova notizia che l'ARPA viene intervenuta. E allora, cos'è che succede? Che se alla bonifica del sito Coimpo deve rispondere il proprietario, ricordando che la Coimpo è fallita, sì, quindi non so quanto riuscirà. Allo stesso modo, alla bonifica dei terreni inquinati devono rispondere gli agricoltori, soprattutto se sono stati pagati per ricevere gli sversamenti dei cosiddetti correttivi da parte dell'azienda. E secondo me è una cosa da palissiana, cioè tu mi fai mettere delle cose ad alto rischio nella mia terra e mi paghi, io automaticamente divento responsabile di questo. Vabbè, certo. Se l'avessi fatto di nascosto, vabbè, non parlo più. Allora, dai. Al momento nessuno ha intenzione di bonificare alcunché. In ultima istanza, se nessuno paga, la responsabilità ricade sui singoli comuni, che sembra però non abbiano alcun interesse a chiamare in causa la provincia. Anzi, da Adria arrivano segnali di fiducia nei confronti di Palazzo Celio. Quindi anche qua, criptato un pochino. Chi bonificherà secondo te? Secondo me rimarrà tutto così com'è. O rimane tutto così, perché? E questo qua è già una fatta cosa negativa, sì. Oppure si
giocheranno a ping pong, colpa mia, colpa tua, colpa il can, e fra passeranno gli anni e tutto, fra 10 anni o tutto va in carrozza, oppure magari stanzieranno 200.000 euro per fare una bonifica che ad oggi sicuramente potrebbe costare anche qualche questo fa parte della razza umana, eh? Anche questo fa questo parte della razza umana, che sia una novità. A questo punto cos'è che possiamo dire? Cioè, a questo punto ci avvidiamo, perché anche se vigiliamo su certe cose non è che possiamo far niente. E questo qua, cioè, il fatto che noi cittadini, nonostante tutto, nonostante le nostre arrabbiature, perché nei social scriviamo di tutto e di più e siamo pronti ad andare in piazza, però in questi casi non riusciamo a fare assolutamente niente, assolutamente. Anche perché qua è stato appurato che c'è stato l'inquinamento, c'è stato, però adesso c'è il valzer delle responsabilità, è colpa del comune, è colpa del proprietario del terreno, la provincia, e andremo avanti come abbiamo detto prima una decina d'anni e poi tutto 26, andrà come sempre in cavalleria, e 26.000 processi e succederà come col Baiocco. Vabbè, quindi mi faccio portavoce, sì, anche di Davide. Su certe cose siamo veramente avviditi, perché poi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare un po' di comunicazione, e come noi lo fanno quelli più grandi, nei giornali più importanti, eccetera. Però penso che la stessa frustrazione che abbiamo noi ce l'hanno tante altre persone che fanno informazione, che ci rendiamo conto che basta, non riusciamo a far tanto. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Breve pausa, torniamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E siamo rientrati per l'ultimo argomento di oggi, e finalmente un argomento positivo, almeno nell'ambito sportivo. Parliamo della Delta Volley e possiamo dire tranquillamente che il sogno continua. Oila. Allora, oila. Martedì, che è stata l'ultima giornata di Saga in Piazza al Marti, sì, hanno presentato la squadra di pallavolo della Delta Volley. Allora, in una piazza Marconi strapiena, veramente c'era tantissima gente, hanno sfidato tutte le formazioni che prenderanno parte alla stagione 2019-2020, dal mini volley alla prima squadra. Naturalmente i protagonisti erano i protagonisti della serie A3, targata Marini, e quindi facciamo un po' di nomi perché è giusto ricordarli, perché ricordiamo, portare una squadra del basso Polesine in serie A, pallavolo, che tra l'altro non è che sia più lo sport meno frequentato, è uno sport, sì, dove ci sono tante squadre agguerrite di tutte le parti d'Italia, porto Viro e lo faccio come chapeau, è riuscito a portarli in A3. Bravi, bravi, bravi. Quindi la serie A3 è targata Marini, e insieme sono confermati Cuda, Dordei, Luisetto, Bernardi, Laprec e Fregnan, spero di averli detto giusti con i cognomi. Sono saliti anche i nuovi acquisti: Kingard, Sperandio, Lazzaretto, Kobzev, cioè io spero di veramente di dirvi giusti i cognomi, o qualche sospetto, Marzolla e Daniel, con l'aggiunta dell'apposito classe 96 Marco Rondina. Immancabile il saluto della piazza alla squadra di dirigenti nero fucsia, e qua ci facciamo veramente un complimento, che secondo me è l'anima della squadra, il presidente Luigi Veronese, bravo bravo bravo, e dopo a ruote il presidente onorario Natalino Tumiatti, direttore sportivo Pavan, segretario Bertaglia, il team manager Cinzia Braghin, grande nostra amica, presentatrice anche della serata, esatto, sì, Narciso Laurenti, Mario Caporello, Antonia Barison, Lucia Ferro, Barbara Carreri, Antonio Sturaro, Boiescu Aurica, spero di averlo detto giusto, Dario Laurenti, Borisenko Iulia, Luca Marzollo, Luana Cecchetto e Gianluca De Bei. Ecco. Sperando di non aver lasciato fuori nessuno. Resta no, insomma, la lista è bella tosta. Ripetiamo, è un orgoglio per una squadra del Polesine avere una, cioè per un paese del Polesine avere una squadra in Serie A, e quindi chapeau, grandissimo chapeau. Bravi, 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 va bene. Allora, abbiamo così esaurito i nostri in bellezza sì, l'abbiamo tenuto proprio come chicca, come ciliegina, avevamo titoli tosti, sì, questo qua insomma è quello che ci voleva, è una gratificazione per snellire un po' la nostra puntata di oggi. Noi ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali e siamo pronti per concludere questa puntata odierna, quella di Medi Polesine di questa settimana. Noi come sempre vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto. Senti che bravo. Se volete potete anche rivederci, qualora lo vogliate, insomma, su Medi Polesine Web TV, quando avete un po' di tempo, insomma, potete, perché noi fondamentalmente siamo dei sexy symbol.
Ma si vede anche, si vede poco, però sì, si vede pochissimo, molto poco. Vabbè, dai. Quindi buon gustai, che ci seguite, sappiate che noi siamo disponibili anche per fare la spesa, sì, no, un sacco di cose, per tagliare l'erba. No, non pensate che per... strano, perché se siamo in notte, ecco, sì. Vabbè, dai. Ci sentiamo alla prossima settimana. No, parlare per te, no. Ma siccome si viaggia sempre in coppia, allora dagli innocui è stato un piacere. La prossima settimana qui su Tivo FM, su Mandi Polesi Web TV, da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown non può mai mancare, assolutamente. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.